Le strisce sulla crostata sono sempre un problema? Allora fermati qui e vieni in cucina insieme a me, perché oggi prepareremo insieme una golosissima crostata di marmellata. Dai, iniziamo! Per prima cosa prepara la pasta frolla, quindi versa su una spianatoia la farina, lo zucchero, il burro e la scorza di limone. Impasta bene il tutto fino ad ottenere una sabbiatura fine, quindi rifai la fontana al centro, aggiungi l'uovo intero e continua a impastare fino ad ottenere un panetto liscio, compatto e omogeneo, che avvolgerai in pellicola per alimenti e lascerai riposare in frigorifero per almeno un'ora. Trascorso il tempo di riposo, riprendi il panetto dal frigorifero e stendilo su una spianatoia leggermente infarinata allo spessore di circa 3-4 mm. Con la sfoglia tenuta, fodera uno stampo per crostate del diametro di 22 cm, precedentemente spruzzato di spray staccante. Sistema per bene la frolla all'interno ed elimina l'eccesso di pasta passandoci il mattarello in superficie. A questo punto bucherella il fondo della frolla con i rebbi di una forchetta e farcisci la crostata con la tua confettura preferita. Io ne ho utilizzata una di ciliegie. Dopo averla stesa per bene, sistema le strisce esattamente come vedi nel video, a mo' di griglia. Cuoci la crostata in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. La crostata dovrà essere ben dorata in superficie. E tadan! Eccola pronta! Guarda quanto è golosa! Ti è piaciuta? Lasciami un commento!